Ciao a tutte e tutti, grazie mille e spero che mi sentiate. Cercherò di essere molto, molto rapido e breve in questi 5 minuti, provando a ribadire alcune cose che sono state dette, interagendo proprio con quello che diceva Fabio po poco tempo fa. Fase 2 per un settore come quello in cui operano circa 1,5 milioni di persone, stima circa il 6% degli occupati ufficialmente in Italia. È uno scempio chiamarla fase 2 perché sappiamo benissimo che ci sono alcuni comparti produttivi nel nostro paese per il quale lo stato di emergenza continuerà. Ecco, uno di questi è sicuramente il settore della cultura dello spettacolo, per lo più composto da lavoratori e lavoratrici intermittenti, per la sua natura stessa della professionalità. Sappiamo benissimo essere un lavoro fatto di tanti eventi, quindi un lavoro stagionale. Un lavoro che spesso viene poco considerato anche nella ricchezza che provoca in questo paese. Stiamo parlando del 17% del valore aggiunto nazionale. Se si contano le imprese, il fatturato dei lavoratori intermittenti del mondo dello spettacolo, le partite IVA, le piccole e medie imprese, le cooperative, le associazioni no profit, si generano circa 92 miliardi all'anno nel nostro paese. Un settore in perenne crisi e con una disarticolazione contrattuale, si parla del 4% di lavoratori indeterminati, del 50% di questi lavoratori che non supera neanche un fatturato di 5.000 euro all'anno, il 37% che arriva al massimo 15.000 euro all'anno e solamente il 4% che supera i 25.000. Un lavoro largamente non tutelato anche prima dell'emergenza, lo si diceva anche benissimo prima, tant'è che solamente il 14% di questi lavoratori e lavoratrici ha un fondo complementare pensionistico, in un settore nel quale la copertura sanitaria spesso sui luoghi di lavoro, chi ci sta ascoltando e chi sa di cosa sto parlando, sa benissimo essere un miraggio. Un lavoro nel quale anche spesso le discriminazioni di genere sono evidenti, si pensi solo al fatto che l'85% delle donne che lavorano nel mondo della cultura e dello spettacolo guadagnano meno di 10.000 euro all'anno. Ovviamente stiamo parlando del lavoro bianco e non mi soffermo e non mi dilungo rispetto alle cose che giustamente prima ribadiva Tiziano. Ecco, questa emergenza ha messo in luce come questo comparto produttivo, cultura e spettacolo, tiene insieme una miriade di lavoratori e lavoratrici differenti, un lavoro spesso individualista, individualizzante, invece si stia auto-organizzando in tutta Italia. Sono nati percorsi territoriali veri che stanno ovviamente compiendo una battaglia che è parallela, interna e probabilmente anche da esempio per la campagna Reddito di Quarantena, perché è un settore come tanti altri, penso che dopo lo diranno anche meglio di me gli interventi che si succederanno. E analizza perfettamente la condizione, sta dentro perfettamente la descrizione volta prima dei tanti lavoratori e lavoratrici che per reggere una situazione di emergenza, ma anche oltre l'emergenza, necessitano di una rivoluzione totale del sistema di welfare. È un lavoro stagionale, non può essere un lavoro che recepisca reddito solo nella sua stagionalità. Bisogna sicuramente riprodurre la campagna Reddito di Quarantena, deve saper fare un passo in avanti in questo, deve riprodurre e rivendicare con forza una rivoluzione totale di lo strumento chiamato Reddito di Cittadinanza dei 5 Stelle, che in questo momento è inesistente, che spesso non riesce neanche a soddisfare appunto le esigenze di tanti, parlo per il nostro settore, lavoratori e lavoratrici, perché probabilmente non soddisfano appunto i parametri. Quindi è ovvio che bisogna riaprire una battaglia in questo paese generale a 360 gradi per un reddito minimo e sganciato dalle ore di lavoro. Fase 2. C'è un dibattito sul se aprire, come aprire le chiese, le messe. Io penso che la riapertura più importante sia la riapertura di un ciclo di lotte universale nel nostro paese, che sappia stilare una piattaforma rivendicativa chiara, fatta a punti, che riesca ad articolare anche e tenere insieme le varie vertenze che nel nostro paese si sono date, le tante complessità. Il tema dell'ecologia e della transizione ecologica e il pagamento di essa che deve essere fatto attraverso una patrimoniale, scusate, vado per slogan perché abbiamo solo 5 minuti, ma che sappia, come diceva benissimo prima Francesca, rinnovarsi anche nei modelli di lotta e di sciopero, tenendo al centro anche la cura di tutte le persone, stando dentro un'emergenza sanitaria. Questo è un tema non facile, ma che ci dobbiamo porre e dobbiamo porcelo tutte e tutti assieme per stare all'altezza del dibattito che abbiamo di fronte. Ecco. Un tema che oggi forse verrà poco trattato, e lo dico anche per inesperienza, ma che penso sia il caso di iniziare a
a stimolarci ed aprire un dibattito forte anche su questo tema è proprio sulle nuove forme di sciopero. Ad esempio, come si fa a riprodurre delle lotte che sappiano essere da un lato di massa, accessibili a tutte e tutti, e che sappiano riempire le piazze stando al sicuro, ma che dall'altro lato sappiano anche fare veramente del male al potere. Io credo che anche porsi il problema non solo delle piazze, ma porsi anche il problema, ad esempio, di quanto ammonta il patrimonio del capitale nel caso si provasse a innescare un meccanismo di sciopero del digitale, sarebbe anche una bello stimolo, una bella ricerca alla quale qualcuno potrebbe rispondermi in questa sede. E vi ringrazio a tutte e tutte e penso che questo dibattito sia utile appunto per proseguire un cammino che non ci faccia fare delle lotte settoriali nei nostri comparti produttivi, ma sappia tenere assieme una rivendicazione unica e universale.